prima e proteggi sempre posta tua famiglia, per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. E vive e regna nei secoli dei secoli. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Thank you.
Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è re. Beati gli invitati nella cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dell'uomo. Thank you.
Dio ricordo in te ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Figlio, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio, della speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione. Si attresca la fede, si rafforzi la certezza della redenzione. Marco, Marco, Marco! Boh, vediamo i 23. Vediamo i 23. Vediamo i 23. Ma che mi dici, scusa? Sì, una cosa... Questa è la prima stazione. La seconda dove? Il tragitto è come andare sul Calvario a Gerusalemme, la stessa distanza. La terza. Ma che ne sai, Cimo? Allora sarà la prima. Sarà l'ultima. La terza. No, 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 finisce tutto su, signore. Sulla chiesa, l'altra chiesa. Oddio, signore. Ti giuro stasera. Dopo domani dici che verrà la pioggia. Stiamo a casa, stiamo a mangiare. Perché se vediamo in chiesa qui. No, 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 va bene. Noi sono due cibi diversi. Va bene, va bene, va bene. No, no, sta arrivando. Sta arrivando. Grazie.
mangiare. Poi ci penso io, Giorgio, Giorgio, ci penso io per illuminare. Ci penso io, aspetta, scusa signora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non fai arrabbiare. La Via Crucis, un avvenimento che, compiuto una volta per sempre, si realizza ogni giorno nel cammino doloroso e nella testimonianza viva dei più poveri sulla terra. Passo dopo passo seguiremo, Signore, il tuo cammino verso la croce. Il tuo dono, frutto dell'amore, sia ancora una volta sostegno per chi soffre, viatico per chi cerca la propria strada, braccia spalancate per chi pensa di essere abbandonato al proprio destino. Sulla croce non c'è un uomo morto, ma un uomo che sta per risorgere. Da ciò nasce la nostra speranza. Noi crediamo in te, uomo della croce. Tu ci sostieni e ci indichi la strada. Ripercorriamo questo cammino che non smette ai giorni nostri di produrre dolore e gioia, nella convinzione che Dio rispetta amorosamente la libertà umana, ma la sua onnipotenza è capace di orientare tutto secondo i suoi piani d'amore sull'uomo. Dio è sufficientemente potente e buono per far scaturire il bene dal male. Padre Santo e misericordioso, donaci di ripercorrere con fede ed amore il cammino della croce, affinché partecipe della passione di Cristo possiamo giungere con Lui alla gloria del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Stavio madre dolorosa alla croce lacrimosa, con il figlio vittima. Santa Madre, ne voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Il giudice del mondo, che un giorno ritornerà a giudicare tutti noi, sta lì, inerme, davanti al giudice terreno. Pilato sa che questo condannato è innocente, cerca il modo di liberarlo, ma il suo cuore è diviso e alla fine fa prevalere sul diritto la sua posizione, se stesso. Anche gli uomini che urlano e chiedono la morte di Gesù non sono dei malvagi incalliti, ma in quel momento subiscono l'influenza della folla. Urlano perché urlano gli altri, e così la giustizia viene calpestata per vigliaccheria. La voce sottile della coscienza viene soffocata dalle urla della folla. L'indecisione e il rispetto umano conferiscono forza e vigore al male. Ripetiamo insieme: aiutaci Signore. Aiutaci Signore. A non condannare mai nessuno, ti preghiamo. Aiutaci, Signore.
a comprendere che non c'è giudizio più riabilitante del perdono e che tutti si attendano da noi accoglienza, conforto e comprensione. Ti preghiamo. Aiutaci, Signore. Ad essere capaci di sconfiggere l'odio con l'amore, ad imitare te che, nella notte in cui venivi tradito, ha spezzato il pane della fraternità. Ti preghiamo. Aiutaci, Signore. Signore, sei stato condannato a morte perché la paura dello sguardo altrui ha soffocato la voce della coscienza. Accade sempre così lungo la storia che gli innocenti vengono maltrattati, condannati e uccisi. Quante volte abbiamo anche noi preferito il successo alla verità, la nostra reputazione alla giustizia. Dona forza nella nostra vita alla sottile voce della coscienza, alla tua voce. Guardaci come hai guardato Pietro dopo il suo rinnegamento. Fa che il tuo sguardo penetri nelle nostre anime e indichi la direzione alla nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Una spada tegemente, tenerissima e dolente, trapassava l'anima. Il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci tentazioni, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Gesù, condannato come sedicente re, viene deriso, ma è proprio nella derisione che emerge la verità. Quante volte le insegne del potere portate dai potenti di questo mondo sono un insulto alla verità, alla giustizia e alla dignità dell'uomo. Quante volte i loro discorsi non sono altro che pompose menzogne, mentre Gesù, deriso e con la corona di spine sul capo, è proprio per questo il vero re. Il suo scettro è giustizia e il prezzo della sofferenza in questo mondo. Lui il vero re non regna tramite la violenza ma tramite l'amore che soffre per noi e con noi. Si dà il cagnà quando si fa le cose. Ripetiamo insieme, perdonaci, Signore. Perdonaci, Signore. Per tutte le volte che abbiamo oltraggiato con gesti insani e parole vuote la santità del tuo nome, ti preghiamo. Perdonaci, Signore. Per tutte le volte che, per incapacità, abbiamo rifiutato di portare la croce di ogni giorno e seguirti, ti preghiamo. Perdonaci, Signore. Per tutte le volte che non abbiamo saputo riconoscerti nel volto di un fratello, ti preghiamo. Perdonaci, Signore. Signore, ti sei lasciato deridere e oltraggiare. Aiutaci a non unirci a coloro che deridono chi soffre e chi è debole. Aiutaci a riconoscere in coloro che sono umiliati ed emarginati il tuo volto. Aiutaci ad accettare la croce, a non sfuggirla, a non lamentarci e a non lasciare che i nostri cuori si abbattano di fronte alle fatiche della vita. Aiutaci a camminare sulle vie dell'amore che ci porta alla vera gioia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Quanto triste e quanto afflitta eri, o madre dell'eredità, presso l'unigenito. Santa madre di voi fate, le piaghe del Signore,
quante volte ti ho crocifisso, ti ho inchiodato col mio vivere da ingrato. Signore, quante volte ti ho rinnegato, venduto a due soldi ridendoci so. Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato, hai atteso da me un frutto d'amore. Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato, hai atteso da me un frutto d'amore. Signore, quante volte ti ho rifiutato, allontanando il fratello che veniva a me. Signore, quante volte ti ho offerto l'aceto in cambio del tuo corpo che offrivi a me. Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato, hai atteso da me un frutto d'amore. Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato, hai atteso da me un frutto d'amore. Signore, quante volte ti ho giudicato, guardando il male che era intorno a me. Signore, quante volte ho gridato Barabba, creando il vuoto intorno a me. Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato, ed allora, Signore, rimani con me. Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato, ed ora, Signore, rimani con me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ronaldo, sta qui la stazione. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. L'uomo è caduto e cade sempre di nuovo. Quante volte gli diventa la caricatura di se stesso e sfigura l'immagine di Dio. Nella caduta di Gesù sotto il peso della croce appare il suo volontario abbassamento per sollevarci dal nostro orgoglio e nello stesso tempo emerge la natura del nostro orgoglio, la superbia con cui crediamo di non aver bisogno dell'amore di Dio. In questa ribellione contro la verità precipitiamo e finiamo per distruggere noi stessi. Con il suo abbassamento Gesù ci fa rialzare. Lasciamo che ci rialzi. Spogliamoci della nostra autosufficienza e impariamo da colui che si è abbassato per la nostra vera grandezza. Ripetiamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Perché la Chiesa sappia farsi portavoce dalle speranze e dai dolori degli ultimi, noi ti preghiamo. Ascoltaci Signore. Perché i cristiani superino la paura di assumersi responsabilità verso il prossimo, noi ti preghiamo. Ascoltaci Signore. Affinché tu ci aiuti a sollevarci dalle nostre cadute quando siamo stanchi di noi stessi e siamo incapaci di rialzarci, a riprendere il cammino, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signore Gesù, il peso della croce, il peso dei nostri peccati e della nostra superbia ti hanno fatto cadere. Ma la tua caduta non era pure semplice debolezza di chi è calpestato. Sei voluto venire incontro a noi che per la nostra superbia giacciamo per terra. Signore, aiutaci perché siamo caduti, aiutaci ad abbandonare la nostra superbia distruttiva e imparando dalla tua umiltà a essere rialzati di nuovo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.